Abbiamo convocato qui in redazione il signor Guido Mantovani, che è il presidente dell'AMA di Chieri. Il presidente l'AMA di Chieri è l'associazione Malati di Alzheimer, è una onlus, sì, diciamo così, a livello regionale. Allora, l'abbiamo chiamato per questo motivo, perché venerdì 30 agosto, a pagina 47 della cronaca di Torino della Stampa, è stata dedicata un'intera pagina al problema dell'Alzheimer e dell'assistenza dell'Alzheimer, con il titolo "I tagli della regione sui malati di Alzheimer. Le famiglie pagheranno metà delle spese, 2.000 euro al mese". Nell'articolo, a firma di Marco Accossato, si fa riferimento a una delibera regionale del 2 agosto, che in realtà nessuno aveva fatto caso, ci avete fatto caso soltanto voi, devo dire. In questo momento possiamo dire di sì, in quanto, tra virgolette, potremmo definirla una DGR balneare, no? Nel senso che il periodo in cui è stata emessa, molto riscontro a livello diciamo di controllo da parte dei media o da parte delle associazioni, scema un po', no? Perché logicamente, anche psicologicamente, abbiamo tutti bisogno di un relax in quel periodo. Certo. E avendola letta, abbiamo capito che purtroppo veniva a colpire, adesso noi parliamo solo come malati d'Alzheimer perché ci occupiamo di questo, che le rette, sia per la frequentazione del centro diurno e per la frequentazione dei NAT, subivano un enorme... I NAT cosa sono? I NAT sono i nuclei Alzheimer temporanei. Sì. Vuol dire che nella fase in cui il malato non è più gestibile, viene ricoverato in questi nuclei Alzheimer temporanei, in cui i medici studiano quale può essere la cura, eventualmente il ricovero in un'altra struttura, cioè, certo, per vedere un attimino qual è la situazione psicomedica, no, diciamo. Invece il centro diurno è molto importante perché permette alle famiglie di riappropriarsi della propria vita per 8 ore al giorno almeno. Perché per 8 ore al giorno il malato sono è seguito da un'equipe stupenda in cui c'è il geriatra, c'è l'infermiera, c'è l'animatrice, c'è la psicologa, gli fanno fare delle attività in modo di cercare di mantenere il più possibile, sì, stimolare la persona. Nello stesso tempo possibilità cerebrali di cercare di mantenere, insomma. Poi musicoterapia, disegni, balli, cioè è una cosa molto importante e nello stesso tempo permette alle famiglie, come dicevo prima, di appropriarsi della propria vita, perché per 8 ore almeno io posso lavorare o vivermi, come si dice, la vita, no? Senza stress, sì, senza, sì, preoccupazione, sì, in modo che poi quando alle 5 lo riporto a casa ho le energie per poter continuare l'assistenza. Il malato d'Alzheimer ha bisogno di 24 ore su 24 di assistenza, certo, e questo è il problema enorme. Se noi aumentiamo le tariffe in maniera spropositata, tipo prima la regione passava il 70% e il familiare, il malato il 30%. Prima cosa si riferisce? Perché dal primo di ottobre, se questa delibera non viene cambiata, in parte, andremo a finire che i centri di giugno andranno a spendere quasi 800 euro al mese e i NAT all'incirca sui 2.000 euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che nello stato in cui si trovano a livello economico le famiglie attualmente, con pensioni basse, con stipendi, con casse integrazioni, chi potrà permettersi queste cose? Automaticamente si potrà pensare che o diminuiranno i tempi in cui le famiglie impegneranno i malati in queste strutture, oppure non li manderanno più. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che si causerà la chiusura di questi fiori all'occhiello che abbiamo nella sanità. E questo non è possibile. Sanità piemontese. In quanto noi sappiamo che in altre realtà regionali, esempio in Liguria, il costo della frequentazione del centro diurno è di 12 euro. Passiamo agli estremi dell'Italia, in Sicilia è 0 euro. Di conseguenza io penso che una via di mediazione... Ma ci sono queste strutture in Sicilia? Sì, sì. Perché 0 euro cambiano, cambiano nome, sì, no, perché noi in atto è una terminologia piemontese, sì, mentre in altre situazioni si chiamano in un'altra però maniera, fanno le stesse cose. Di conseguenza vuol dire che una via di mediazione per poter sollevare le famiglie da queste cose si deve trovare. Perché noi facciamo queste cose? Perché non possiamo essere insensibili
al richiamo che quotidianamente noi riceviamo sul nostro punto di riferimento. Ecco, diamo un ordine di grandezza dell'attività. Allora, l'altro anno abbiamo ricevuto sul territorio del Chierese 252 chiamate per aiuto, che poteva essere dalla semplice informazione oppure da una cercare di risolvere i problemi. Il Chierese ha un bacino di popolazione di quanti abitanti? Siamo sui, se non erro, sui 55.000-60.000 persone, se non quindi erro. È una cifra spaventosa. Ecco, in cui sembra che dalle ultime rilevazioni statistiche, tramite poi le varie gestioni del UVA, Unità Valutativa Alzheimer, o dell'UVGI, l'Unità Valutativa Geriatrica, ci siano circa 2.500 malati dementi, no? Perché l'Alzheimer fa parte nel Chierese, si parla di queste cifre qui. Su 52.000 abitanti. Ok, però adesso chiedo venia se mi sbaglio nei numeri. Che è una cifra che è spaventosa, sì. Come la richiesta. Diciamo, ecco, il rapporto di 252 richieste di aiuto. È il 10% delle persone che hanno la malattia. Ecco. E più delle volte, cioè, come facciamo a non essere sensibili a queste cose qui noi? Ma dobbiamo per forza, che lo siete voi è ovvio, no? Per forza dobbiamo fare in modo che qualcuno ci ascolti, si sensibilizzi su questi problemi. Però dopo questo articolo, a parte che deve andare in onda, lo anticipiamo, un servizio sul TG3. Del TG3 regionale, TGR, TGR sì. Più che TG3. TGR regionale, quindi evidentemente è un argomento che interessa, perché non può non interessare, certo. Vista diciamo, il coinvolgimento della popolazione. Detto questo, però, avete già ricevuto una risposta da parte della regione. Sì. Qual è stata? Diciamo che l'assessore Cavallera ha risposto che lui è consapevole e i suoi collaboratori cos'è l'Alzheimer, però la legge nazionale, no? Li obbliga a fare determinati passi. Noi a fronte di questo abbiamo mandato anche questa lettera. La legge nazionale quale sarebbe? I LEA, i famosi livelli essenziali di assistenza. E noi abbiamo proposto se effettivamente è lo Stato, abbiamo mandato la stessa lettera al ministro Lorenzini, no? Perché se, che vi ha già risposto? Non ancora. E noi continueremo a cercare di sensibilizzare non solo la regione, anche il governo, e in più continueremo a sensibilizzare maggiormente anche la popolazione. Dovrebbe uscire un articolo anche su un giornale locale, che è il Corriere di Chieri, venerdì, a proposito queste cose, perché non è possibile abbandonare le famiglie che hanno queste problematiche enormi a questi livelli. Perché cosa vuol dire poi? Vuol dire che se non ce la si fa più a livello economico, andremo a intasare i pronti soccorsi e andremo a intasare le corsie ospedaliere, perché è l'unico sistema. Allora, i costi della sanità, quali saranno? Non è meglio cercare di tutelare quel migliaio di persone tra i NAT e forse anche meno, e chi frequenta i centri diurni, no? Cercando di mantenere queste tariffe o anche un minimo aumento, noi non è che lo escludiamo, però se no cosa facciamo? Distruggiamo il nucleo familiare. Allora, le do in anteprima una notizia che non le avevo dato. Lunedì si è riunito l'esecutivo, come avviene tutti i lunedì, l'esecutivo dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Torino, che ha deciso di appoggiare la vostra iniziativa e la vostra segnalazione all'opinione pubblica della situazione gravissima che si sta preparando. Per rispondere ad esigenze di bilancio pubblico, per certo. La carità, però è sempre una situazione che deve essere valutata, perché riguarda un numero, lei ci ha detto, un numero incredibile di persone, soltanto nel Chierese, figuriamoci in tutto il Piemonte che cosa possono essere le cifre. Quindi l'Ordine adesso sta formalizzando in qualche modo in maniera pertinente al suo ruolo istituzionale, ovviamente. Certo. Questa adesione, in ogni caso, che è già stata esplicitata a me, nel senso che sono già stato allertato e devo fare un comunicato stampa da mandare in giro,
Per cui questa è la prima notizia che le la ringraziamo di tutto cuore. Ecco, la motivazione fondamentale per cui l'ordine dei medici interviene, io credo di anticipare quello che poi decideremo di scrivere sul comunicato stampa, però la motivazione principale è che c'è una gravissima confusione tra livelli di assistenza e di sanità, cioè i malati di Alzheimer non sono vecchi come tutti gli altri, sono no. innanzitutto malati, poi sono anche vecchi, sì. ma sono malati. E questa è la differenza, e non sono stabili. Certo, purtroppo. Sono malati, gravemente malati, cioè sono totalmente purtroppo invalidi, hanno un'invalidità del 100% realissima. Non... Cioè, la differenza è che la malattia non è stabile, di conseguenza non deve essere considerata come un handicap normale. Certo, esatto. No? Perché c'è una certo. un'esplosione della malattia certo. nell'arco dei tempi e può durare anche fino a 18 anni, che mia certo. suocera è durata 18 anni, di conseguenza certo. non è un qualcosa, e poi non si muore mai di Alzheimer. Certo, ovvio. Si muore di patologie collaterali, ma non si muore mai di vecchiaia. Ecco. si muore sempre di una causa ben precisa. È una cosa che mi sono dimenticato di dire, questa, che il Cavallera dice che chi non riuscirà a pagare le rette si deve rivolgere ai consorzi, ma i consorzi non sono altro che l'espressione dei comuni. Certo. Perciò se noi carichiamo a livello economico anche i consorzi, automaticamente questo discorso... I consorzi intercomunali di assistenza ricadono poi sui comuni. È un gatto che si morde la coda, no? Sì, certo. I comuni cosa faranno? Non passarsi un cerino acceso. No, ecco, no? E i comuni cosa faranno? Hanno già difficoltà perché non hanno avuto i soldi dell'IMU e tutto, cioè, questi sono problemi politici in cui io non voglio entrare, però certo, il discorso è questo, che se non si aiutano le famiglie, automaticamente ci troveremo ad affrontare dei problemi molto più grossi. Più gravi, certo. Sia per il malato e sia per il nucleo familiare. Per il nucleo familiare. Allora, io concludo questa intervista, lei innanzitutto la ringrazio per essere venuto fino qui in redazione, concludo questa intervista invitando innanzitutto l'assessore Cavallera a partecipare a questa iniziativa, perché noi, il nostro ruolo è quello di cercare di capire cosa certo. avviene. Ovviamente voi avete sollevato una questione che è di vitale importanza per l'assistenza ed è tocca proprio le cose più importanti e significative della medicina, e quindi è nella natura stessa dei compiti dell'ente istituzionale dove siamo, che l'ordine dei medici. Mi permetto ancora una cosa, stanno già arrivando le lettere alle case di riposo in cui si dice che dal 1 ottobre scattano questi aumenti. Cioè le case di riposo mandano già le lettere? No. Dalle ASL stanno inviando le lettere alle case di riposo, in cui si dice che dal 1 ottobre scattano determinate tariffe. Nell'allegato della DGR c'è anche la tabella degli aumenti, di conseguenza che sia lo Stato, che sia la Regione, sia la Regione, sia lo Stato, effettivamente gli aumenti ci sono. Cosa facciamo? Certo, bella domanda, non possiamo rispondere di sicuro io e lei. Aspettiamo gli eventi che maturino, ovviamente, noi daremo conto di quello che sta succedendo. Noi vi ringraziamo a nome non solo mio personale, ma dell'associazione e di tutte le persone che si rivolgono a noi. Grazie mille.